2-0 per Jacquet contro il Fulmine in questo stavo di finale. Qui c'è Malasca, colpisce involontariamente Di Piello con un braccio. Palla è stata battuta rapidamente ma va ripetuta. Il 2-0 per Jacquet con il Fulmine che prova a recuperare. Di Lorenzo recupera il pallone però sulla destra, va via, si appoggia su Ciranna, centralmente Ciranna fermato però da Russo. Poi c'è Vitiello che serve sulla sua verticale, ancora Ciranna che va via ottimamente in dribbling sull'alto di sinistra, ancora Ciranna, salta un altro uomo, la mette dentro. Però è sbagliato il traversone del numero 7 degli arancioni. C'è il 3-0 però di Iorio. Con Iorio che ha fatto battere il pallone di prima. Fulmine prova a rialzare la testa, Cardellino per Malasca fermato, poi il portiere che addirittura è uscito dalla porta in proiezione offensiva, c'è stato un cambio tra i pali, Malasca fermato, poi riesce a sgusciare, c'è un fallo però che è stato fermato irregolarmente, Dario Malasca. Lascio di punizione, la posizione interessante per il Fulmine. Pallone pronto, Malasca calcia, palla sulla barriera, Cardellino può recuperarla, buono il dribbling su Ferraro, un altro dribbling serve Malasca contro Vitiello, Malasca poi viene fermato, la palla in profondità per Ferraro che realizza il 4-0 che ricordiamo regalerebbe il passaggio del turno diretto senza il possibilità di giocare il ritorno da parte del Fulmine che cercherà in questo finale di recuperare. 4-0 dunque per il Fulmine, chiudiamo qui il nostro collegamento.